Siamo qui ad Albinea, che è il luogo di, l'abbiamo ricordato più volte nel nostro percorso, il luogo di partenza ed arrivo della Gran Fondo Matildica del 13 giugno prossimi. Siamo qua in compagnia di Daniele Menozzi, che fa gli onori di casa, rappresentante quindi del comune di Albinea, e chiediamo a Daniele di raccontarci qualcosa, certo, della felicità che c'è, voglio dire, ad ospitare la manifestazione, ma anche di quello che rappresenta il comune nel territorio reggiano. Oltretutto siamo a poco più di 10 km dal capoluogo di provincia, da Reggio Emilia. Daniele, grazie, prego, a te la parola. Ma innanzitutto, appunto, da parte mia e da parte di tutta la comunità di Albinea, siamo sempre molto contenti di ospitare sia la partenza sia l'arrivo di questa manifestazione, che vede tantissimi sportivi partecipare, e questo innanzitutto è una cosa meravigliosa. Poi sicuramente sapere che si inizia, che si parte e si arriva a casa nostra, certamente è da un lato un vanto, dall'altro un impegno che cerchiamo di onorare con serietà, con gioia e con convinzione che sarà una festa. È chiaro che siamo in un momento in cui parlare di festa e tante persone insieme ci deve anche impegnare a rispettare le regole, a rispettare tutto quello che è anche la consapevolezza che stiamo vivendo un momento assolutamente particolare. Albinea è sempre stata piena di iniziative sportive che coniugavano lo sport e anche la bellezza del nostro paesaggio. Faccio un esempio per citare la Mimosa Cross, un gir per Bursane e tante altre manifestazioni che vedevano nel movimento, nell'attività sportiva e fisica, la loro cifra. Presentare Albinea è sicuramente presentare una bellezza. Siamo veramente alle porte, le prima porta della provincia reggiana, e è inutile nascondercelo, le nostre colline già sono un disegno del nostro paesaggio. Basta solo citare il meraviglioso e spesso e volentieri, per fortuna, partecipato e comunque utilizzato l'anello di Cadelvento. Già questo sicuramente dice tanto di quello che è la nostra realtà. È ovvio che vogliamo continuare ad esserci in questi percorsi, a non mancare il nostro impegno e la nostra convinzione che unire ambiente e sport è sicuramente una delle migliori vetrine e migliori pubblicità che possiamo fare ai comuni e ai paesi come il nostro. Cerchiamo di divertirci in sicurezza, di fare una bella cosa, una bella manifestazione, e per fortuna che ricominciamo a fare qualcosa.